Benvenuto a Davide Petruccioni, candidato sindaco al comune di Castel di Sasso con la lista Radici e Futuro. Parleremo con lui nel corso del nostro brevissimo incontro dei programmi elettorali e del futuro del piccolo comune. Perché si è candidato innanzitutto? Mi sono candidato perché credo molto nella possibilità di lasciare un segno nella mia comunità, nel comune di Castel di Sasso. Credo di poter mettere le esperienze di vita e professionali che ho maturato in questi anni, le mie competenze, al servizio della comunità. Dopo qualche anno di esperienza lavorativa a vari livelli istituzionali, ho maturato la consapevolezza che è questo il luogo nel quale voglio profondere le mie energie ed il mio entusiasmo. Da chi è costituita la sua lista? La lista è costituita da qualche componente che faceva parte della maggioranza uscente, componente con i quali, sono più di uno appunto, ho condiviso il mio percorso amministrativo, perché appunto questa è la mia terza candidatura. Ho fatto due esperienze come consigliere comunale prima e poi come presidente del consiglio negli ultimi 5 anni, quindi ho maturato insieme a loro un'esperienza amministrativa importante, e da altre nuove entrate, giovani motivati, giovani entusiasti, giovani carichi assolutamente quanto me e che hanno la voglia di incidere sul territorio quanto ce l'ho io, ecco. Prima di candidarsi, conoscendo bene il suo comune, si sarà fatta un'idea di che cosa ha bisogno nell'immediato. Ecco, che cosa in particolare? Allora, nell'immediato... Molte cose, sicuramente. Molte cose, però... molte cose, alcune in particolare, vedranno la luce in tempi brevissimi. Il nostro programma è ricco ed elenca tutte le infrastrutture che sono pronte a completarsi, ma in modo particolare l'impulso della nostra azione amministrativa si concentrerà nei primi tempi nel completamento delle procedure amministrative che porteranno all'avvio della gestione, all'apertura della piscina comunale, in particolare dell'edificio per servizi sociali che insiste accanto al comune, che sono infrastrutture fondamentali non solo per l'offerta dei servizi che garantiranno per tutto il territorio e non solo per il comune di Castel di Sasso, ma anche per la microeconomia locale, territoriale. Sarà nostro intento quello di riuscire a garantire l'apertura di attività commerciali nell'edificio accanto al comune. Insomma, San Marco di Castel di Sasso potrà essere un vero e proprio centro nevralgico per l'intera area e non solo appunto per il comune di Castel di Sasso, uno snodo importante, un luogo di passaggio che sta vedendo uno sviluppo importante e che sicuramente vedrà i frutti, diciamo, di un'azione che è stata portata avanti negli anni scorsi, negli anni a venire. Noi siamo qui per garantire la migliore gestione possibile di queste infrastrutture in particolare, e come dicevo ce ne sono tante altre che sono elencate all'interno del programma. Beh, diciamo, quali sono i progetti, i nostri progetti, almeno due, in modo molto sintetico, che avranno priorità sugli altri? I progetti che avranno priorità sugli altri, oltre a quelli appunto elencati e che ho particolarmente a cuore, sono la Casa Albergo per Anziani, che insiste a Cisterna, dove io vivo, diciamo, ed è una infrastruttura che ho particolarmente a cuore. La Casa Albergo per Anziani vedrà il completamento anch'essa di tutto ciò che è stato fatto in questi anni, e i posti arriveranno a 64 a dispetto dei 25 attuali. E la Casa Albergo la immaginiamo come un luogo aperto all'esterno, un nuovo luogo sociale che consenta l'incontro tra gli ospiti della struttura e chi è al di fuori di essa, perché non dobbiamo dimenticare che la maggior parte della nostra popolazione è una popolazione anziana. E un altro progetto che abbiamo particolarmente a cuore, che ho particolarmente a cuore, è quello della ristrutturazione dei cimiteri comunali. Per quanto riguarda il cimitero di Sasso, siamo idonei in attesa di scorrimento di una graduatoria per la ristrutturazione appunto del cimitero, di gran parte dei loculi, e abbiamo un progetto pronto anche per il cimitero di Strangolagalli. E da ultimo, se posso aggiungere, per quanto riguarda una tematica che abbiamo particolarmente a cuore, è quella del sociale, è quella della cultura. Noi vogliamo far sì che il nostro comune, come dire, si rivitalizzi dal punto di vista della vitalità sociale, del contatto sociale, dell'incontro, del dialogo. Negli anni scorsi ci sono state importanti iniziative culturali, vogliamo spingere molto su questa tematica. La cultura deve essere al centro. Abbiamo pensato all'apertura di una biblioteca comunale, a tanti eventi culturali e sociali. Abbiamo pensato ad un modo di dare merito ai tanti giovani laureati che ci sono nel territorio, pensando addirittura al riconoscimento di una borsa di studio per i più meritevoli nello studio. Vogliamo lanciare un messaggio e vogliamo mettere la cultura al centro.
Bene il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno prossimo. Termina qui. Grazie al nostro ospite e alla prossima sigla.